Etica ed ecologia sono un connubio sempre più stretto. Le problematiche climatiche ed energetiche che ci ritroviamo oggi a fronteggiare impongono un cambiamento culturale nei confronti del rapporto tra uomo e ambiente, un progresso che parte innanzitutto dai giovani. Nell'anno internazionale dell'energia sostenibile per tutti, il Centro di Etica Ambientale promuove la terza edizione di Sorella Terra, progetto di formazione iniziato ad ottobre che ha visto coinvolto più di un migliaio di studenti e i loro insegnanti negli istituti superiori di Bergamo e provincia, attraverso un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali, con particolare attenzione alle energie rinnovabili. Se vogliamo pensare al futuro, dobbiamo assolutamente pensare a una consapevolezza diversa di quello che è le risorse e il consumo che stiamo avendo di queste risorse. Noi da questo punto di vista vogliamo diffondere un'attenzione maggiore alle energie sostenibili e al risparmio. Oggi i costi energetici stanno aumentando in maniera impressionante. Il rischio è che tra un po' l'energia sarà impagabile. Ospiti della giornata evento di quest'anno, martedì 17 aprile, saranno il presidente della società meteorologica Luca Mercalli e il cantautore Roberto Vecchioni, che intratterrà il pubblico nel concerto serale al Teatro Donizetti. La musica, per esempio, è certamente un veicolo molto significativo, quindi abbiamo pensato di parlare con loro attraverso questi linguaggi in modo che si possa davvero creare una empatia a livello di comunità tra generazioni diverse in vista di una prospettiva di condivisione di progetti specialmente legati ai temi dell'etica ambientale, ma anche dello sviluppo sostenibile. Non solo sensibilizzazione, ma anche azioni pratiche. I progetti promossi dal Centro di Etica Ambientale prevedono il miglioramento forestale per la gestione delle realtà boschive, presentato all'Istituto Diocesano di Bergamo, e l'introduzione delle energie sostenibili nelle parrocchie, una sperimentazione in partenza proprio a Bergamo.